Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo video dove vi farò vedere come togliere un vetro da un S3 senza farlo rompere e magari riutilizzandolo di nuovo. Buona visione. Bene ragazzi, iniziamo subito con riscaldare molto bene il vetro, facendo sì che si scioglie la colla che ci sta sotto il vetro, il gel UV. Quindi riscaldiamo molto bene il vetro e con delle carte da gioco ci aiutiamo a far togliere questa colla, facendo un po' di pressione senza andare con troppa forza perché si potrebbe rompere il vetro. Quindi facendo pressione vedete che la colla man mano scende. Poi vi aiutate sempre con il phon caldo facilitando lo scioglimento della colla. Come vedete, man mano la colla. Vedete come si alza? Piano piano e con molta cura andiamo a fare leggere pressione. Ecco, andiamo un altro poco a riscaldare la colla. Io mi aiuto sempre con delle levette, queste sono quelle là che escono dai kit di smontaggio per i telefonini, vedete? Che sono di plastica e non possono causare alcun danno. Sempre con attenzione. Poi facciamo girare la carta, vedete? Man mano, sempre aiutandoci con il phon. E andiamo a girare la carta facendo sì che scivoli dall'altro lato. Ecco, vedete? Piano piano scende, si alza la colla. Siamo quasi, ragazzi. Ancora un altro po' e ci siamo. Poi dopo tolto stiamo attenti sempre giù, ci stanno delle linguette che sono dei pulsanti. Stiamo attenti quando arriviamo alla fine di non spezzarli, perché sennò poi bisogna cambiare anche il flette dei pulsantini. Guardate come viene. E questo è un poco difficile perché questa praticamente è la prima volta che viene sostituito e allora quindi è la colla originale. Mentre invece poi se andate a smontare uno che è già stato sostituito, il gel è molto più facile da togliere. Qua stiamo sempre attenti. Che è l'ultima fase, questo qua alla fine qua si potrebbe sempre rompere perché viene alzato davanti e quindi fa pressione qua sopra e si può rompere. Quindi piano piano, ecco, vabbè, è fatta. Un altro poco di colla di qua. Ecco qua. Ed è venuto. A questo punto andiamo piano. Ecco, vedete? Ci stanno quelle due linguette che stanno attaccate con la colla. Quindi noi andiamo a toglierle sempre piano piano. Ecco qua, ragazzi. Il vetro è intatto, vedete? Una bella pulita.
Questo qua ci aiutiamo con dell'alcol, togliendolo prima con le dita sopra e poi dopo con dell'alcol e con un panno di lana.